Benvenuti a tutti in questa nuova stesa. Oggi andrò a fare questa lettura per quanto riguarda il sogno nel cassetto e vediamo se questo 2021 è veramente l'anno buono per realizzare il proprio sogno che si tiene già da tanto, probabilmente nascosto e magari per le circostanze oppure per una mancanza di coraggio, ancora non avete trovato il modo di realizzarlo. Scegliete la vostra variante, quella che più vi ispira da queste immagini e buon ascolto. Ragazzi che avete scelto la prima variante, qui quello a cui voi aspirate più di tutto e quello che è il vostro obiettivo nella vita è questo 9 di denari, che significa proprio il benessere, ma è un benessere legato anche alla propria figura pubblica, quindi anche per esempio a quello che voi dimostrate al mondo intero. È una carta legata sicuramente alla carriera, quindi voi desiderate davvero fare carriera e consolidarla. Ma è anche una carriera che è legata magari a dei viaggi, a degli spostamenti, quindi voi vorreste veramente avere un lavoro dinamico che magari vi porti in giro e vi faccia vedere anche il mondo. Anche a livello affettivo, la vostra aspirazione è quella di trovare un'unione con una persona che vi faccia vivere bene a livello economico. Insomma, tutto fa pensare che voi aspirate a una vita di facili introiti, quindi una vita dove veramente non dovete faticare più di tanto per avere un benessere finanziario e anche grazie a questo risolvere facilmente problematiche come potrebbero essere quelle legali o burocratiche proprio per il vostro benessere economico. Quello che vi può aiutare per realizzare questo sogno trae un riscontro dalle vostre esperienze passate e qui voi siete delle persone che lavorativamente avete avuto diversi problemi con i colleghi oppure con i datori di lavoro, avete fatto dei lavori che si sono anche interrotti bruscamente, eppure a livello affettivo avete subito purtroppo diversi tradimenti e quindi avete capito, diciamo così, come fare a guardarsi le spalle e soprattutto a individuare il tipo di persona minacciosa per voi e che potrebbe essere un nemico a lungo andare. Quindi voi avete un bagaglio di esperienze abbastanza negativo e da questo potrebbe essere benissimo il vostro trampolino di lancio, perché praticamente sapete come individuare il male, l'avete conosciuto molte volte. L'ostacolo principale che avete davanti a voi per realizzare il vostro sogno ce lo dice la carta del 2 di denari, ovvero quella della gestione o delle finanze soprattutto. Voi avete passato diversi periodi di magra e quindi praticamente siete stati costretti ad avere una gestione finanziaria molto oculata e qua non è da escludere che voi siate entrati spesso in conflitto con le persone della vostra famiglia oppure con un partner proprio perché non avevano la vostra stessa attenzione alle finanze. Quindi qua voi dovete imparare ad amministrare al meglio il denaro e soprattutto a non diventarne schiavi, a non diventare delle persone che sono così concentrate sulle finanze da rendersi anche avide. Perché magari voi avete spesso pensato alle difficoltà degli altri, a come fare per aiutarli, mentre gli altri, quando voi eravate in difficoltà, non se ne importavano più di tanto, quindi dovete fare attenzione che questa mancanza di affetto, di attenzioni che avete ricevuto in passato non diventi poi la vostra prerogativa per dire: beh, a questo punto è il mio turno di fregarmene se gli altri sono in difficoltà economica. E il Fante di Spade in questa stesa ci conferma che voi avete avuto a che fare con diverse persone bugiarde e che vi hanno sfruttato, però questa adesso è diventata una vostra caratteristica positiva, ovvero quella di sapere come fare a difendervi da questa tipologia di persone. Mentre quello che avete acquistato a livello negativo, è questa carta di 5 di spade, che significa che comunque
Quando vi trovate in mezzo a un conflitto oppure dovete affrontare un problema che magari non avete creato voi, ha creato qualcun altro, voi siete veramente spinti a fare terra bruciata di tutto e tutti, quindi veramente a dar man forte alla vostra aggressività, a non avere più tatto nel parlare, quindi questo potrebbe alla lunga andare a bruciare dei ponti e delle relazioni che chissà magari in un futuro, se invece non ne avete bisogno. Infatti la vostra guardia è cresciuta così tanto che adesso è diventato quasi un problema cominciare ad approcciare le persone, magari per chiedergli un aiuto o un consiglio. Voi con questo 9 di bastoni, le carte qui ci dicono che veramente sognate di viaggiare, di spostarvi, di avere un lavoro iperdinamico che vi porti a vedere il mondo e a scoprire anche delle nuove culture. Però per fare questo, è chiaro che dovete aprirvi di più al mondo invece che continuare a stare in allerta di chi potreste trovare sul vostro cammino. L'ostacolo principale alla realizzazione del vostro sogno ce lo racconta la carta della ruota, ovvero che voi avete subito diversi contraccolpi, siete state vittima anche di persone imbroglione e lunatiche che non vi hanno raccontato esattamente le cose per com'erano e quindi hanno creato delle circostanze nella vostra vita che sono andate a cambiare dall'oggi al domani, creandovi proprio degli imprevisti totali. Qui siamo di fronte a una sorte molto birichina, una sorte di quelle che un giorno va bene, il giorno dopo non va più bene. Quindi a un certo punto voi vi siete costruiti questa corazza perché siete un po' stanchi di prendere colpi a destra e a manca. Anche la carta del Re di Coppe ci conferma nuovamente che voi avete incontrato diverse persone che vi hanno tradito, nella vostra fiducia e sono state anche persone magari senza scrupoli. Qua, può benissimo andare sia da un capo che non ha avuto scrupoli con voi e sia da persone che vi hanno truffati. E quindi sono questi principalmente i fattori esterni che hanno impedito la realizzazione del vostro sogno. Quindi qua voi veramente siete un pochino vittima della sorte, e vittima di questi incontri spiacevoli. E il vostro desiderio adesso con questo 8 di coppe è sicuramente allontanarvi, quindi qua voi volete in tutti i modi andare via da dove vi trovate, andare via da una situazione lavorativa, da una serie di relazioni che non funzionano più, proprio siete annoiati totalmente della vostra esistenza e volete tagliar corto e cominciare a cambiare ambiente. Infine, la stesa risponde alla domanda se voi durante quest'anno riuscirete finalmente a realizzare il vostro sogno nel cassetto e la risposta è un assoluto sì. Abbiamo questo re di bastoni che ci dice che se era veramente il vostro sogno il trasferimento da qualche altra parte, questo avverrà di sicuro. Questa è una carta di movimento ed è un movimento legato all'ambito lavorativo, quindi qua è sicuramente certo. Se il vostro sogno nel cassetto riguarda invece la vita affettiva, qua finalmente riuscirete ad avere quell'unione che speravate da tanto, con stabilità e affetto. Questa carta ci racconta anche, insieme a quella del Papa, che voi riuscirete a trovare una collaborazione con una figura maschile che vi aiuterà molto ed è anche una figura maschile che riuscirà proprio ad aumentare il livello delle vostre entrate grazie a questo accordo. Riuscirete finalmente a mettere in atto un piano a lungo termine. Stavolta non dovete più vivere alla giornata o comunque magari in vista
vista solo di qualche mese futuro, finalmente quest'anno voi avrete la svolta, quindi se qui il vostro sogno riguarda la carriera, questo è certo, riuscirete a trovare una persona che vi aiuta, con cui stringerete un patto, un'alleanza che sarà veramente proficua negli anni. E invece se il vostro sogno è quello affettivo, qui finalmente con la carta anche degli amanti ci confermano che questo veramente è un anno in cui riuscirete a, se siete single, trovare la persona giusta con cui vivere, e se siete già in coppia, ovviamente il Papa e gli amanti ci parlano di matrimonio, che non è questa volta semplicemente un evento a sé, come se una persona avesse raggiunto un traguardo che ambiva e poi dopo si può riposare. No, questa combinazione qui di Papa e amanti ci racconta che comunque il matrimonio o comunque la convivenza per voi è semplicemente il primo passo di un lungo percorso a due che già avete bene in mente, come volete progettare a lungo termine. Quindi, ragazzi che avete scelto questa variante, dopo tanto penare, dopo tante esperienze negative, tante persone brutte che avete incontrato, finalmente troverete l'occasione giusta e la persona giusta che vi farà realizzare il vostro sogno nel cassetto. Complimenti, e io adesso passo alla seconda variante. Amici che avete scelto la seconda variante, qui il vostro obiettivo principale nella vita, il vostro sogno nel cassetto è questa regina di coppe. E qui parliamo assolutamente di amore. Quindi qua se voi siete le donne in questione, volete trovare un compagno che vi faccia sentire veramente la sua metà e con cui veramente potete espletare tutte le vostre caratteristiche femminili. Mentre qui se siete un uomo, volete trovare la vostra partner per la vita. E questa regina di coppe non è una semplice partner, è anche una madre di famiglia, è un modello per la società, quindi volete trovare veramente una persona giusta, non solo che vi faccia battere il cuore, ma che sia tipo un esempio da seguire per le altre donne. Le esperienze che hai accumulato finora e che ti possono aiutare a trovare questa persona sono rappresentate dal sole rovesciato, che significa che finora tutte le relazioni che non sono state chiare adesso ti hanno insegnato un bel po' di cose sui rapporti di coppia e quindi tu devi trarre esperienza da queste situazioni. E adesso è il momento di scegliere invece una partner sincera ed onesta. Una partner ovviamente o anche un partner. Giratelo insomma voi e secondo la vostra situazione personale. Infatti qui anche l'ostacolo che dovete superare è rappresentato da questo 3 di spade, che significa che voi avete sofferto molto, quindi siete stati vittima di rapporti in cui avete subito dei tradimenti, degli allontanamenti, anche degli abbandoni, quindi qua questo è qualcosa che dovete superare, nel senso che non dovete più smettere. Non dovete più, anzi, pensare a questo tipo di passato doloroso e a tutte queste esperienze negative. Quello che potete usare a vostro vantaggio, quindi l'aiuto che può fare al caso vostro, è questa carta del Cavaliere di Bastoni. Quindi qui in realtà vi dovete mettere in moto voi a cercare questa persona che volete per la vita insieme a voi, e dovete essere propositivi, quindi non dovete più stare nella vostra zona di comfort oppure essere pantofolai dentro casa, ma invece dovete uscire, anche cercare di viaggiare, di spostarvi il più possibile, conoscere più persone possibili. Infatti voi dovete proprio combattere contro questa pigrizia che avete di base. E non dovete più trascurarvi fisicamente, invece dovete cominciare a proporvi al meglio, quindi anche curare il vostro aspetto e il vostro corpo.
La carta della Luna ci dice un'altra volta che il fattore chiave che dovete risolvere per riuscire a concretizzare il vostro sogno nel cassetto è proprio il fatto che dovete instaurare dei rapporti sinceri e soprattutto quando le cose non vi sembrano chiare, vi sembra che non vi vengano date le giuste spiegazioni e quindi non riuscite a togliervi i dubbi, dovete togliervi praticamente dalla situazione che state vivendo e lasciar perdere la persona in questione. Ma questa carta ci dice anche che voi siete molto legati al passato, quindi se qua veramente desiderate l'amore della vostra vita, dovete lasciar perdere una persona che avete in mente con cui ormai vi siete abbastanza fissati. E soprattutto vi dovete togliere dalla mente questa domanda che avete se vale la pena di aspettare, di riprovare per vedere come va questa volta. Quello che finora ha condizionato la vostra vita, non vi ha fatto realizzare questo sogno, ce lo racconta la carta del Re di Spade, che significa che siete proprio voi che non vi siete veramente aperti a livello affettivo ed emotivo con un compagno o una compagna, e quindi siete voi che dovete rompere questo ghiaccio che c'è intorno alla vostra affettività e cercare di mostrarvi per le persone tenere che siete, quindi smettere di avere tante barriere per la paura di essere feriti. In realtà qui non è che ci siano dei grossi ostacoli dall'esterno, ma più che altro il vostro ostacolo è interno. La carta del Bagatto ci racconta che voi non vi sentite mai veramente all'altezza, non vi sentite di essere abbastanza per la persona che desiderate e questo vi fa praticamente rimanere in una zona in cui non volete prendere delle decisioni, non volete fare delle azioni perché magari soffrireste ancora, quindi questo è una delle vostre più grandi paure. Preferite invece rimanere lì in un angolino a vedere se le cose capitano da sole. In realtà qui la stesa ci dice assolutamente no, le cose non capiteranno da sole, vi dovete dare una mossa. Anche la carta della temperanza ci dice che voi temporeggiate un pochino troppo, state lì a pensare al passato, al presente, come potete fare per il futuro, quindi è tutta un'analisi mentale che non vi spinge all'azione. E questo potrebbe anche mettervi in una condizione proprio di circostanze in cui sembra tutto rallentato, in cui voi non agite, non arrivano neanche novità dall'esterno. Hai questo grande desiderio di trovare la tua anima gemella, quindi di sentirti finalmente amato o amata, però è come se comunque la tua vita prosegue con una certa tranquillità e questo ti fa stare sereno, quindi tu continui, ecco, a rimanere dentro questo limbo, sognando il grande amore senza però andare a cercarlo. Infine, per quanto riguarda la domanda se durante quest'anno tu riuscirai a realizzare questo sogno nel cassetto, la carta del 4 di spade più quella dell'imperatrice della morte ci dicono che sostanzialmente preferirai rimanere nella tua zona di comfort ancora per un po' e che qui non riesci a trovare lo slancio per cambiare le cose e soprattutto non riesci a trasformarti. Quindi arriverà sicuramente la fase della trasformazione un pochino più avanti, perché la carta della morte è questo che ci racconta, però ancora per un po' di tempo tu tenderai a comportarti nello stesso modo, a vivere nello stesso modo, a fare le stesse cose e in più questa carta delle quattro di spade ci racconta molto che continuerai a fare una vita molto casalinga. Quindi che non vorrai essere particolarmente disturbato, che non vorrai fare conoscenze nuove, preferisci ancora non agire e cercare di riposarti. Questo riposo è anche dovuto a tutte le tue esperienze negative precedenti, per cui stai ancora soffrendo e che magari ancora non sono passate per te e quindi ancora questo nuovo grande amore è più là all'orizzonte non arriverà per il momento. Succederà solo quando tu deciderai veramente di trasformare te stesso e la tua vita. Bene, ragazzi, adesso io passo alla terza variante.
Ragazzi che avete scelto la terza variante, qui il vostro sogno nel cassetto che volete tanto realizzare è rappresentata dalla carta del diavolo, che significa che voi veramente desiderate acquistare potere nella vita. E il potere a 360 gradi, che significa per esempio essere persone carismatiche e riuscire ad avere qualunque partner si desidera, oppure essere talmente affascinanti e magnetici da far fare qualsiasi cosa agli altri, quindi anche il fatto che gli altri proprio lavorino per voi. E qui il diavolo ha anche l'aspetto che riguarda l'esoterismo, quindi probabilmente siete anche persone che volete sviluppare certe capacità, anche per esempio che riguardano la telepatia e il modo di influenzare gli altri, quindi volete un potere che sia un po' in tutti i campi, anche per voi stessi, per la vostra stessa salute, quindi volete essere pieni di salute, essere in piena forma fisica, persone anche seducenti, sessualmente attraenti. Tant'è che la carta successiva, quella della morte, ci dice che voi avete vissuto tante esperienze che sono riuscite a cambiarvi durante la vostra vita e sono state delle esperienze in realtà non tanto piacevoli perché sono riuscite a destabilizzarvi. Quindi questo vostro nuovo desiderio di tornare nel vostro pieno potere è assolutamente giustificato da tutte le fasi altalenanti che avete sperimentato e da tutte le situazioni che vi hanno fatto star male. Voi avete questo ostacolo da superare rappresentato dalla carta del 3 di coppe, che significa che dovete lasciarvi alle spalle delle situazioni ambigue in cui potreste essere stati il terzo incomodo di una relazione oppure aver subito dei tradimenti. Si tratta di situazioni in cui effettivamente c'erano un pochino troppe persone coinvolte e che vi hanno fatto scappare o comunque vi hanno fatto venire la voglia di scappare via. Qui c'è un aspetto positivo in questa situazione che è questo re di coppe, quindi o siete proprio voi i re di coppe, quindi siete persone comunque equilibrate, siete persone che sapete come approcciarvi alla società, quindi come modellarvi anche a certe situazioni, essere in un modo con certe persone, essere in un altro con altre persone, oppure voi qui avete un grande appoggio rappresentato da questo re di coppe che è una persona che vi vuole bene e che vi vuole sostenere, vi vuole aiutare per riprendervi e per diventare anche delle persone migliori. Gli aspetti negativi invece che ci sono stati finora nella vostra vita, per cui vi hanno bloccato dall'ottenere ciò che volevate, è il fatto che comunque voi, per un motivo o per un altro, siete sempre riusciti a suscitare una certa gelosia, una certa invidia negli altri e queste persone vi hanno messo spesso i bastoni fra le ruote e quindi creando così, delle situazioni strane in cui magari voi, siete dovuti diventare delle persone schiette che potrebbero aver mancato di diplomazia, di tatto, aver esagerato con le parole e quindi qua, è come se voi aveste avuto delle reazioni eccessive a certe provocazioni. Qua voi dovete risolvere una questione un pochino strana, ovvero la persona che vi offre un suo aiuto cerca però anche da parte vostra una totale fiducia e abnegazione al suo comando. Quindi qua voi dovete capire se veramente volete avere questo aiuto da questa figura dell'imperatore oppure non la volete e dovete fare comunque tutto da soli, però essere sicuramente più indipendenti e liberi di fare ciò che volete. Anche la carta del Cavaliere di Bastoni ci dice che le vostre reazioni quando si presentano certi problemi può essere un pochino esagerata e quindi questo
questo può veramente andare a influenzare in negativo questa vostra propensione per riuscire a cercare di essere nel pieno del vostro potere. Quindi il modo sostanzialmente in cui reagite nelle situazioni negative potrebbe veramente essere l'ostacolo più grande che dovete superare, anche perché comunque le circostanze intorno a voi con questo 10 di bastoni ci raccontano che sono molto pesanti. Quindi in realtà è vero. Avete tutta la ragione di reagire in certi modi perché comunque vi si presentano sempre delle situazioni particolarmente pesanti da gestire, per cui non avete sempre tutte le energie a disposizione. E voi avete purtroppo la tendenza a sobbarcarvi un pochino troppo di responsabilità e di lavoro e quindi qua aumentano i vostri dubbi, sulla vostra vita, sulle vostre relazioni e non sapete più a un certo punto, come reagire perché diventate veramente troppo affaticati. Vi siete sobbarcati troppe responsabilità, anche i compiti degli altri e la vostra realizzazione, il vostro sogno nel cassetto in questa maniera tarda a realizzarsi. Infine, per quanto riguarda il fatto se voi riuscirete almeno durante questo anno a realizzare questo vostro sogno, ovvero di diventare persone molto più forti, più indipendenti, persone più affascinanti, più carismatiche, qua la carta del 9 di spade ci dice che purtroppo siete troppo ancora ancorati ai vostri ragionamenti, rimanete ancora troppo vittima della vostra mente. Anche le carte della ruota con la papessa, quindi qui per esempio, se siete donne, non riuscite ad avere il controllo sugli eventi. Se siete uomini, non riuscite a essere abbastanza vigili per capire, insomma, i dettagli quando si presentano e quindi sostanzialmente qui voi prima dovete riuscire a staccarvi, da tutte le menate mentali che vi fate da soli e poi dopo cominciare a costruire la vostra nuova personalità. Qua finché rimanete ancorati nei vostri stessi ragionamenti, questi continuano come circoli viziosi ad andare avanti anche da soli e voi siete un pochino come un criceto nella ruota che non riesce più a uscire da questa gabbia. Quindi qua in questa variante, cari amici, dipende da voi se cominciare veramente un percorso di guarigione con voi stessi e anche il fatto se volete questo aiuto che questa figura maschile vi propone, tenendo sempre presente che comunque vuole qualcosa in cambio. Bene, cari amici, io vi faccio un in bocca al lupo e noi ci sentiamo tutti con le prossime estese. Ciao a tutti!